me l'avete chiesto in tanti. Dire tanti è riduttivo. Tutti, così esagerato. Comunque, prof, istruttore, Jacopo, come faccio a diventare macchinista? Signore e signori, da oggi non avrete più dubbi. Sono Jacopo Ferraccioli e sono un istruttore ferroviario ed un macchinista. E se avete visto il video precedente su chi è il macchinista, allora siete pronti ad andare a scoprire come si diventa macchinista. Se non l'avete fatto, andate prima a vedere quello e poi tornate qui. Per guidare un treno, il macchinista deve effettuare un corso, sostenere degli esami, fare un addestramento, un tirocinio, e ci vogliono mesi, sacrifici, passioni, una buona dose di follia, masochismo e due documenti: licenza e certificato complementare. Licenza viene rilasciata al titolare da ANSFISA, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali. È valida su tutto il territorio della Comunità Europea ed appartiene al titolare. Lo specifico e dopo vedremo il perché. Che cosa attesta? Attesta che il macchinista è in possesso delle competenze professionali generali. Deve conoscere come funziona un motore e come è composta l'infrastruttura ferroviaria e parecchie altre cose, ma non solo. La licenza europea di condotta attesta anche che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psicologici idonei alla mansione e della formazione scolastica di base. Schema che si capisce meglio. I requisiti minimi per richiedere ed ottenere una licenza sono: età minima 18 anni, fino ai 20 anni però è limitata solo al territorio nazionale, aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado oppure un diploma di istruzione e formazione professionale, aver comprovato la propria idoneità fisica e la propria capacità psicoattitudinale all'esercizio della professione facendo una visita medica specifica, la famosa 247, ed aver ottenuto dal soggetto che ha erogato la formazione un'attestazione che certifichi l'acquisizione delle competenze generali richieste e quindi sostenere un esame di valutazione delle conoscenze possedute. In pratica aver seguito un corso ed aver sostenuto un esame. Un esame tosto? Sì, vi anticipo la domanda. È parecchio tosto. D'altronde stiamo guidando un treno. Quindi requisiti fisici, psicologici, formazione scolastica di base e competenze professionali generali. Ok? E dopo? Posso guidare? No, negativo, Houston. Magari dopo abbiamo bisogno di un certificato complementare che attesta le competenze professionali specifiche, come le linee che un macchinista può percorrere e le locomotive che può guidare. E sì, perché attenzione, grosso spoiler, un macchinista non può guidare qualsiasi locomotiva e non può percorrere qualsiasi linea. Eh già, per poter guidare una locomotiva non basta che tu ci salga sopra. Devi studiarla, devi conoscerla e per fare questo devi, cioè, seguire un corso specifico e sostenere un esame che ne certifica la tua conoscenza. Così per le linee. Per ogni linea che sei abilitato a percorrere devi prima aver studiato le caratteristiche di quella strada, come ad esempio la velocità massima, le pendenze, i punti particolari ed anche qui sostenere un esame che ne certifica la tua conoscenza. Sono tutti esami e lo saranno per tutta la tua carriera lavorativa. Tutte le linee e le locomotive che puoi guidare le troverai quindi sul tuo certificato complementare. Il certificato appartiene all'impresa ferroviaria o al gestore dell'infrastruttura che lo rilascia al macchinista in copia autentica. No, non è tuo. Come abbiamo detto, la sua validità è limitata solamente alle infrastrutture e alle locomotive in esso indicate. Ed è fondamentalmente un documento pieghevole di 10x21 cm quando è aperto, composto di 3 pagine esterne e 3 pagine interne. Come si ottiene il certificato? Per ottenere un certificato il richiedente deve essere in possesso di una licenza valida e soddisfare alcuni requisiti. Vediamo quali. Deve avere le conoscenze linguistiche adeguate per l'infrastruttura per la quale è richiesto il certificato. Se vai a lavorare in Germania e non parli tedesco, no? Aver seguito un corso professionale in un centro di formazione o presso un'impresa ferroviaria o gestore dell'infrastruttura. Ottenuto questo, se hai acquisito il CAF in un centro di formazione, dovrai effettuare un corso di riallineamento dall'impresa ferroviaria o dal gestore dell'infrastruttura dove sei stato assunto. Essere inserito in un percorso di addestramento e tirocinio e, dopo aver superato esami di verifica delle conoscenze e competenze professionali acquisite relativamente alle infrastrutture e ai veicoli per le quali è richiesto il certificato, finalmente entrerai in possesso del secondo documento necessario a diventare
macchinista. E se sei arrivato fin qui, significa che non ti sei spaventato. Che sei pronto per approfondire e chissà, magari per diventare mio collega. Diventare macchinista non è semplice, ma ti posso assicurare che è bello. È bello il percorso, è bello il lavoro, è meraviglioso il contesto. Perché uno può appartenere ad un'impresa, uno ad un'altra. Che dir si voglia, siamo tutti colleghi in questo mondo, che scoprirai essere molto più una famiglia che un posto dove andare a lavorare. Ed ora metti un mi piace, iscriviti alla pagina, corri su Instagram e poi sali a bordo. Il treno del futuro. Potresti guidarlo tu.